sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love's worth. Perfetto. Wow, non mi sono mai svegliata così ordinata coi capelli. Che cos'è, un miracolo? Che stupidaggine che ho appena detto. Wow, sono veramente carina oggi. Adesso devo provare la mia presentazione. Via. Salve a tutti e benvenuti al liceo classico di Canterlot. Io mi chiamo Jasmine, ma tutti mi chiamano Jazz. Diciamo che sono una ragazza a cui piace molto studiare, già. Prendo sempre tutto positivamente e non sono quasi mai triste. La mia vita è molto bella perché ho degli amici, ho una famiglia e meglio di così non mi potrebbe andare, già. Quindi mi piace la mia vita e di sicuro non posso avere una vita perfetta, perché è impossibile avere una vita perfetta, ma la mia vita non è male. Anche se ho passato molti ostacoli, ma è meglio non ricordare il passato, perché il mio passato non è il mio presente. E più che pensare al passato, io penso al futuro. Quindi pensate al futuro. Già, sembro Zio Sam. Peccato che io non ho niente imparentato con Zio Sam, perché non sono americana e non ho uno zio che si chiama Sam. E di sicuro non faccio col corno vicino a voi così. Già, non sono molto strana, cioè io credo che sia strano fare quel corno così e darti coraggio. Io do coraggio alle persone che sperano, proprio come me, e io spero di avere una vita normale, di cambiare la storia, quindi di essere una presidentessa, una principessa sul suo unicorno bianco. Ma che non succederà mai, ma se succederà, allora meglio per me. L'augurio che do a tutti quanti è che come me possiate fare un cammino perfetto alle scuole superiori e di cambiare la storia dopo, perché non è finita qui. E se in passato avete avuto divergenze con qualche argomento oppure qualche problemino, pensate che non siete più nel passato ma siete nel presente e c'è ancora un futuro. Adesso passo la parola. Oh wow, Jazz, ok. Ciao, è tutto bene? Millie? Sì, ma questa sì che è una presentazione stupenda. Grazie, scusami, devo andare a preparare lo zaino. Che ne dici se stasera partecipi al pigiama party con le mie amiche? Sarebbe bello, sai? Anche perché non ho niente da fare stasera, tranne che studiare. Ma studi sempre? No, oggi no, perché li ho anticipati i compiti, sai com'è, ieri domenica non avevo niente a che fare, ho fatto i compiti, già. Okay. Voi qualche vestito in particolare, se vuoi te lo cerco io, posso esserti utile. Devo trovare un libro e basta, poi posso andare. Ti aspetto giù? Puoi farmi compagnia qua? E sono alla scuola media al primo anno
E voi che volete venire in questa scuola media, che non ricordo il nome, ma non mi interessa, dovete essere fieri di voi stessi. Proprio come Gesem, stai copiando la mia presentazione. No? Come video ho cambiato il nome. Già, che differenza enorme. Sanno che siamo sorelle. Ehi, prendi. Aspetta, non è finito. Oh! Scusa. Grazie di averli presi. Ma io non li ho presi. Questi qui li metto qui, poi dopo riposo. Andiamo? Già. Potresti stare in piedi per una volta? Signorina. Trouble! Sì, signorina! Potrebbe preparare una colazione? Certamente! Oh, perché ci sta a fare qui? Ci ha fatto bene prendere la domestica. Arrivo! Oh, ciao tesoro! Scusami, papà! No, di niente, signorinella! Ciao, mamma! Come va la vita? A te come va? Bene, sogni? Da grande voglio fare questo. Non è un lavoro, tesoro. Sì, la controfigura sì che è un lavoro. Ciao, papà. Ma quello è il mio posto. Dai, stai in piedi per una volta, fa gentiluomo. Dai, papà, prenditi il mio posto. No, tesoro, preferisco stare in piedi. Hai fatto una storia per niente. Già. Sei emozionata per il tuo ultimo anno di scuola? Beh, non sarà l'ultimo, vado all'università. Hai scelto quale? Certo, quella di legge. Oh, mamma mia. Non ti preoccupare, mamma. Cosa? Cosa? Niente. Che poi non abbiamo i soldi. No, papà lavora. Perché non lavori? Non l'ho ancora capito. Sto cercando lavoro, tesora. Già, avere una mamma giovane è difficile. Hai visto tua sorella? Chi? Wow, mamma. Scusami, tesoro. Chi? Lily. Lily. Liliana, sì. No, non lo so. Ciao a tutti. Madonna mia, già state svegli. Tesoro, perché sei tornata adesso? Perché ho dormito a casa di un amico. Amico! Domani hai l'entrata al college. Non mi interessa per niente, ciao perdente. Scendi dalla mia sedia, imbecille. Non trattare così tua sorella. Lei chi è? Mia sorella maggiore. E non è un granché. Non si sa cosa fa quando esce. Sei una maleducata! E tu sei una stupidotta. Proprio come quell'altra che studia sempre. Beh, almeno io studio a tuo confronto. Gnig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 n
Oh, grazie del complimento. Sei sempre molto gentile. Non mi interessa ben niente. Se sono gentile o non sono gentile. Ognuno è quello che è. Sto portando il cibo. E tu smettila di cantare. Stupida domestica. Eri così alla signorina Trouble. Non è una domestica, è un'amica. Sai cos'è? Ecco qui il cibo. Oh! Ops, è caduto. Mi dispiace. I miei biscotti preferiti. Te li rifaccio subito. No, non si preoccupi. Vado a scuola. Ciao. 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 C'è l'autobus. Ciao. Ciao. Quella ragazza è d'oro. Anche tu lo sei. Mi dispiace solo che si butti il cibo, ma non si preoccupi a fare altro. Sei sicura? Certo. Non ho molta fame oggi. Bene, certo. Andiamo, vi aiuto. Scusami. Dobbiamo fare qualcosa. Già. Non ce la faccio per niente. Con quella scostumata. Già, scostumata dici bene. Non ci posso credere che fa queste cose.
Niente, forse niente. Devi sempre dire le tue teorie stupide. Pensa a mantenerti in piedi più che altro. Beh, tu ti dovessi trovare un lavoro e non usare questo tono con me. Che succede? Un'altra litigata? Per cosa? Per tua sorella. Scusami tesoro, vado al lavoro. Ciao. Vuoi un passaggio? No, no, vado a piedi. Così incontro anche le mie amiche. Ciao. La mia vita non è per niente semplice. Anche per alcuni soggetti. C'è tutta una storia sotto.